Passo la parola a questo rosso, posso dire nominale, professore di istruzioni idrauliche marittime e idrologia presso Politecnico di Milano, alla Petrolica di essere un genovese, ha passato l'infanzia in uno dei luoghi anche dei comitati che ci hanno accompagnato in questa avventura, se ancora potrà anche accennare a questo. Lascio la parola perché cose che ci sono sicuramente più interessanti per dire, e le prendete con voi. Grazie a chi mi ha organizzato. Sarò molto più diplomatico rispetto a chi mi ha preceduto, che è il mio primo allievo, voglio dire, quando insegnavo all'Università di Firenze, che di solito è molto più diplomatico di me. Io sono stato attento alle cose che sono state dette, non sono particolarmente diplomatico. Io ho scritto un libro che si chiama Bisagno, il fiume nascosto. Ho scritto questo libro perché iniziai a scriverlo alla fine del 2010, perché essendo genovese, essendoci tutte queste quarantennale, mi avevano invitato in vari posti a fare delle presentazioni su che cosa era successo nel 1970, quando io c'ero, posso dire, io Rizzo, no? Come Meduni era a Firenze nel 66, anche se era molto giovane. Avevo finito questo libro sostanzialmente l'anno successivo, nel 2011, mancavo. Stavo per in qualche modo consegnarlo quando c'è stata l'alluvione ultima del 2011 e mi bloccai, cioè nel senso che non sapevo più cosa fare, se aggiungere o no un capitolo. Alla fine ho aggiunto un breve capitolo che si chiama L'orrore del web, che riguarda l'ultima alluvione. E finalmente il libro, che inizialmente si chiamava Il fiume sepolto, poi per ragioni scaramantiche l'editore ha deciso di passare al fiume nascosto, dovrebbe uscire a fine anno, all'inizio del nuovo anno. Lo stanno stampando in questo momento. Divertente cosa, ormai il Signo di Venezia, no? Ricordate Genova e Venezia, siete in questa sala doppia. La prefazione l'ha scritta Federico Pedemonte, che è stato direttore di Repubblica qua a Genova, un mio personale amico, la stava scrivendo Don Gallo. Don Gallo era un mio personale amico molto caro, soprattutto perché sono bisolese di adozione, sono genovese di nascita, bisolese di adozione, e Don Gallo aveva una storia particolare con noi bisolesi, ci vedevamo il quale, quando gli mandai il manoscritto, ancora prima di leggerlo, cominciò a dirmi: Bisagno per me è storia, gioia, dolore e resistenza. Effettivamente io avevo scritto un capitolo di questo libro dove parlavo della resistenza sul Bisagno, perché fu proprio dal Bisagno che venne la liberazione di Genova nel 1945. Inizio però questo racconto partendo addirittura dalla preistoria. Alcuni archeologi della sovrintendenza di Genova, parecchi anni fa, hanno scoperto che Genova non è nata nel porto antico, come tutte le persone genovesi come me credevano, ma è nata sostanzialmente in Utro, sostanzialmente dove oggi è Piazza della Vittoria, dove c'erano le Ansi del Bisagno, perché lì è stato trovato un porto preistorico. Cosa che si può ancora vedere se uno parcheggia in Piazza della Vittoria, dove c'è il parcheggio di Piazza della Vittoria. Andando avanti nel tempo, noi vediamo, qui sono planimetrie che un professore qua di Genova mi ha fornito molto gentilmente, che è qua presente, di quello che era lo sviluppo di Genova nei confronti del Bisagno, perché se noi guardiamo tutte queste cartine vediamo che il Bisagno c'è sempre, no? C'è sempre questo fiume, e se notate, guardate qual è la sua dimensione. Il Bisagno fu importante per i genovesi a partire dall'anno 1000, sostanzialmente da quando si conosce un po' la storia, soprattutto perché si sviluppò sul Bisagno l'acquedotto civico che funzionò a pieno regime fino al 1900 circa, il cui sviluppo parte dall'anno 1000 e si sviluppa poi nel corso del tempo fino sostanzialmente quasi ai nostri giorni.
e tutt'oggi il Pisanio fornisce una quota che va dal 5 all'8% delle acque potabili degli acquedotti genovesi. La falda del Pisanio è quindi un fatto molto importante che molto spesso qualcuno dimentica. Quindi inizialmente il Pisanio fu un fiume che serviva sostanzialmente per l'approvvigionamento idrico, cioè un acquedotto meraviglioso, fra l'altro molto ben documentato su web, voi trovate delle bellissime delle foto bellissime di questo acquedotto che arrivava a Castelletto, no, per dare il carico alla città, per avere il carico sufficiente con cui alimentare la città con la tecnica del bronzino, che è la lente idraulica che in qualche modo è stata inventata a Genova. Se noi andiamo avanti nel corso del tempo, nel 400 Genova si cominciò a sviluppare quello che oggi è il porto antico e iniziarono a costruire le prime fortificazioni. La piana del Pisanio era praticamente in tonza, diciamo, era una piana in parte agricola e non utilizzata. Nonostante quello, nel 400 ci furono varie alluvioni. Una è molto raccontata molto bene da Agostino Giustiniani, che in realtà si chiamava Pantaleone Giustiniani, poi siccome diventò presi i voti si chiama Agostino, che è, che è lo storico di Genova più noto, più famoso, che parlò di un'alluvione del 1407 particolarmente pesante in quelli che sono i castigatissimi anni della Repubblica di Genova, ma soprattutto parlò poi dell'alluvione del 1452, che io ritengo essere una delle più grandi alluvioni che abbia colpito la piana del Pisanio. Perché lo ritengo? Perché se voi vedete qua sotto, nella slide, io adesso non sono molto bravo senza mouse, se voi vedete nella slide dove è arrivato la piana del Pisanio, il ponte di Sant'Agata aveva 28 arcate, secondo Giustiniani, secondo altri ne aveva un altro numero. Sull'arcata del ponte del Pisanio c'è molto dibattito, non si è mai capito bene. In ogni modo è arrivato praticamente alla chiesa di Sant'Agata. No, non so se avete presente chi è genovese, dov'è la chiesa di Sant'Agata, insomma è quasi in piazza Martinez. Quindi se è arrivato lì, in un'epoca in cui il fiume si espandeva dove voleva, vuol dire che è successo veramente un evento importante. Nel seguito, se uno analizza un pochino tutte le testimonianze grafiche che abbiamo su Pisanio e su Concepera, qui vedete per esempio in questo caso Pisanio e Concepera a destra e a sinistra non sono propriamente dei canaletti di piccola dimensione, ma hanno delle dimensioni enormi. Può darsi che l'abbiano esagerato il pittore, può darsi che sia un modo di rappresentazione, però se uno va nelle sale vaticane, no? Se va nella galleria, nel corridoio delle carte geografiche, vede questa bellissima rappresentazione della fine del Cinquecento, dove questo è Ferreggiano, questo è Pisanio, questo è il ponte di Sant'Agata, queste sono le mura basse della città e voglio dire, ditemi voi quanto è larga la piana lunare del Pisanio. Quanto si poteva espandere il Pisanio. Ora, questo ci deve far capire che effettivamente, diciamo, noi abbiamo ristretto un corso d'acqua, sicuramente in un modo per il corso d'acqua, perché questo libro l'ho scritto dalla parte del Pisanio, non proprio accettabile. Andiamo avanti nel corso del tempo, si iniziano a rifinire le mura basse. Questa è un'altra rappresentazione invece di quasi un secolo dopo, del 1600, della foce del torrente Pisanio. Non so se l'edificio a destra fosse già il lazzaretto fu realizzato proprio nella zona della foce, in sponda sinistra del Pisanio, perché era anche fuori della città e quindi il lazzaretto serviva per gli appestati che venivano in qualche modo confinati in questa zona. Voi vedete i ponti e vedete, questa è una rappresentazione chiaramente allegorica, però insomma, mi dà un'idea di quello che era. Questo è un quadro per esempio di Domenico Fiasella, in cui si vedono sia Pisanio che Concepera e si vede quanto il Pisanio fosse largo. Si vede anche che era stato anche un po' raddrizzato, perché se voi vedete rispetto a quelle precedenti, diciamo, il meandering è piuttosto limitato. In ogni modo, dal 400, quando ci fu questa grande alluvione, all'800 ci furono altre alluvioni che vedremo poi in un diagramma che vi faccio vedere, ma le alluvioni
reazioni non furono così forti. Perché? Perché in tutta l'Europa ci fu un periodo che viene chiamata anche piccola glaciazione europea, in cui ci fu un raffreddamento, no? Rispetto a quello che oggi passiamo di global warming, no? Parliamo di riscaldamento del pianeta, ci fu l'esatto effetto contrario. Per esempio, non so, si pattinava sul Tamigi e nella Laguna di Venezia, ci sono dei bellissimi quadri in cui voi vedete i pattinatori, quando mai oggi pattiniamo, no? Sul Tamigi o nella Laguna di Venezia. Allora, in questo periodo ci fu un raffreddamento e le alluvioni furono meno significative, meno forti. E c'è un motivo, una cosa che dico sempre ai miei studenti, questa cosa si vede molto bene nei quadri, no? Come siamo pieni di quadri. C'è uno studio pubblicato su Nature dove si analizzano gli sfondi dei quadri dall'anno 1200 al 1500 e dal 1500 al 1700. Diciamo, nell'80% dei casi dei quadri del periodo dal 1200 al 1500 il cielo è celeste. È celeste, chiaro, no? Pensate a Botticelli, pensate a Michelangelo, no? Pensate a questi grandi dell'arte, a Giotto. Invece, quando si va dopo il 500 al 700, gli sfondi dei quadri, il cielo, non è un cielo blu, no? Quello che qui a Genova si dice blu cerchiato, ma il cielo diventa grigio. Questo è uno dei tipici rappresentanti di questi cieli tristi, è Alessandro Magnasco, pittore che ha lavorato molto a Genova, e questa è una visione del disegno da un posto importante per la città, che è Villa Cambiaso. No, Villa Cambiaso non c'è la facoltà di ingegneria, e questa era la visione che si aveva intorno al 1640 più o meno di quello che era il disegno dell'epoca. No, vedete che insomma non arriva. Questa è la stessa visione dello stesso posto di adesso, che tanto non c'è scritto nella, che questa è data dal professor Valdero, no, diciamo che è un po' diverso l'uso del suolo, è un po' diverso il diciamo di come viene riempito il territorio. E questa, diciamo, sempre più o meno nella stessa epoca, è una stampa che fa vedere i ponti principali, che hanno il ponte di Sant'Agata, di cui abbiamo parlato già, e il ponte della Pila, di cui parleremo fra poco. Queste sono, diciamo, un po' successive, sempre il Bisagno, sempre i suoi ponti. Dei suoi ponti, io qua spezzerei una lancia a favore del ponte delle Carrarie. Anche a Firenze c'è un ponte delle Carrarie. A nessuno non c'è mai più in mente a Firenze di buttare giù il ponte delle Carrarie. Venne forse in mente di buttare giù, forse a Hitler, ecco, lo butto giù, scusate. Ma nessuno. Venne in mente appunto di abbattere il ponte della Carraia a Firenze, e neanche il Ponte Vecchio, che fu il maggior responsabile del Ponte Vecchio dell'alluvione di Firenze del 1966, perché aveva un restringimento. Furono abbassate le trattere, fra l'altro io all'epoca insegnavo a Firenze e il professor Venduni era studente a Firenze, con qualche capello in più, e abbassarono le platee per aumentare l'ufficiosità idraulica. E ricordo che su questo ponte ci fu una famosa battaglia che fu vinta dal generale Massena contro gli austriaci, e come io ho detto molte volte, Massena era nizzardo e io stavo dalla parte di Massena, non degli austriaci. Ecco, invece io ho iniziato a scrivere questo libro spinto dal fatto che amo molti poeti inglesi. Avevo molti poeti inglesi, e durante un certo periodo della storia genovese questi poeti inglesi abitavano a Genova, nella fattispecie tra 1819 e 1823. Perché? Perché Byron, che era un po' un pesce pilota per questi poeti inglesi, era venuto a Genova, abitava a Villa Saluzzo, a Barbaro, e aveva affittato a 24 lire, che era una cifra esorbitante per l'epoca, a Villa Saluzzo, e fra l'altro nella stessa casa, o nella casa di fianco, ho scoperto che ci aveva abitato Fabrizio De André, quindi voglio dire, una casa che per i poeti aveva una certa importanza. Però di questi poeti io ricordo molto di più Mary Shelley. Mary Shelley fu un personaggio particolare, scrisse quando aveva 19 anni Frankenstein, non Frankenstein Junior,
originale, e era appena vedova, appena diventata vedova di, del poeta Persibis Scigli, che era morto in mare solo un anno prima. Solo un anno prima, lei si considerava genovese, in realtà non era genovese, nel senso che è stata Genova tre volte durante il corso della sua vita, e questo è quello che scrive uno dalla parte di uno dei personaggi di questo libro che si chiama Transformation. Ma fa questa meravigliosa descrizione che sembra fatta nel 1970, nel 1953, nel 2011, perché dice: una volta sono stata spettatrice di un fenomeno di questo genere a Genova. Gli italiani lo chiamano meteora, quella che oggi volgarmente si chiama bomba d'acqua, che a me fa un nome orribile, bomba d'acqua, perché le bombe le buttano gli umani. I fenomeni di guerra cielo noi non siamo ancora in grado di controllare il clima, anche se ci abbiamo provato già due o tre volte nella guerra del Kosovo, nella guerra del Golfo, a fare la guerra climatica, ma è vietata dall'ONU, no? C'è una delibera dell'ONU che vieta la guerra climatica. Quindi per quello che mi dà fastidio, bomba d'acqua che viene usata continuamente. Sì, io so che è un autore, ma non siamo ancora in cielo. No, invece di che, allora una nuvola sulla carica di elettricità di acqua esplose sopra le nostre teste di un torrente con qualcosa che era più di una cataratta che un acquazzone. Una cataratta che un acquazzone. Io sono stato molto impressionato da questi racconti di Mary Shelley, come poi vi racconterò di Edith Wharton, e effettivamente analizzò questo evento fu addirittura misurato, cioè fu un signore che si chiamava professor Antonio Pagani, che fu poi sbeffeggiato dai poster per cent'anni, che disse: guardate, sono piovuti 820 mm e li ho misurati. Fra l'altro sono andato a vedere come li aveva misurati, e lui racconta esattamente, ha fatto una misurazione scientifica, non che ha messo il vaso da notte fuori di casa. Fatto sta che già in quegli anni ci fu una polemica sui giornali scientifici, e non un cretino, ma lui, Gay-Lussac, no? Gay-Lussac, cioè uno dei più famosi fisici e chimici dell'epoca, disse: guardate che sono osservazioni esatte. Perché? Perché sbeffeggiando quello che disse Pagani, fu costruita poi, cent'anni dopo, la copertura. Perché disse una cosa matta. Tenete conto che 820 mm sono quasi il doppio di quello che è caduto nel 70. Voi dite, allora era matto. Non era matto per niente, perché il record delle piogge italiane di una giornata, di 24 ore, l'hanno registrato a Genova, a Bolzaneto, nel 1970, ed è 960 mm circa, tra 950 e 960 mm. Quindi il povero Pagani non era un collega comune che si è inventato un numero, ma effettivamente aveva visto qualcosa. Questo, per esempio, è quello che successe dopo l'alluvione, in cui, diciamo, questo quadro di Luigi Garrigo, un pittore famoso, che visse a Genova e morì a Firenze, in cui fa vedere il ponte della Pila crollato, che sarebbe qua il ponte della Pila, con la che se riesco, diciamo a destra del ponte della Pila, il ponte di Sant'Agata, che crollò soltanto un po' a casa. Il ponte di Sant'Agata era stato costruito con delle pietre romane recuperate nel Medioevo. Cioè, per quello che poi c'è il dubbio della datazione di questi ponti, no? Perché quando, per esempio, abbiamo messo a posto il ponte di Gugliano, che veniva chiamato Ponte Romano, in realtà era un ponte costruito nel 600 con le pietre del 200 che avevano ripreso delle pietre dell'Aurelia Romana. No, cioè, capite bene, quando il ponte viene giù, poi le pietre si riprendono. Questa è la larghezza più o meno del Misagno Stadiero, questa mi è stata data da Signello. È una carta molto interessante che vi fa vedere la larghezza del Misagno a Staglieno, che, voglio dire, se la confrontiamo con la larghezza attuale ci rendiamo conto dei problemi. Un altro aspetto importante sono i terrazzamenti. Genova, come Cetara, ossia come la costiera amalfitana, come il Nepal, come parte del Pakistan, come voglio dire parti del Perù, erano costellate di terrazzamenti. I terrazzamenti hanno un effetto estremamente importante e positivo nei confronti
della limitazione del deflusso di oscillamento. No, e questi sono il Val Cicale, la Val Cicale è uno degli affluenti, è una delle valli affluenti del Pisani. Andando avanti, nell'Ottocento ci furono altre piccole alluvioni, piccole insomma, piccole parliamone, ma ci furono altre varie alluvioni, perché tenete conto di un fatto. Quanto era largo il Pisani all'epoca? Nella zona di monte, cioè quella zona che va dallo stadio fino a Prato, a quella zona lì. Se voi vedete tutte le documentazioni dell'epoca, vi dicono che quella zona era molto larga, e quindi voglio dire, che funzione aveva? Aveva la funzione di fare da polmone, di fare da volano, e quindi di limitare in modo significativo quelle che erano le alluvioni di valle. Io adesso vi farò vedere un po' di immagini di epoca, che sono state fornite in vario modo. Ancora vedete nel 1890, nel 1890 ci fu un evento molto interessante, che fu la esposizione italo-americana. Quindi che cosa c'entra? Dove l'hanno fatta l'esposizione italo-americana? Nella Piana del Pisani. Nella Piana del Pisani, dove c'era la Piazza d'Armi, e queste qui sono alcune meravigliose foto. Per esempio questo qui è il famoso uovo di Colombo, che era alto 24 metri, un'interessante struttura che un amico architetto mi ha detto, ma è quella che ha ispirato a Renzo Piano a fare la sfera. Ma perché ho citato questo evento? Certo, questo evento perché fece addirittura una funicolare che passava sotto il ponte della Pila, che vedete qua dentro, e la fece la Ferretti, che era una delle ditte più importanti in Italia nel fare le funicolari. E allora, vedete, fece delle meravigliose funicolari, la funicolare di Sant'Anna, che era alimentata d'acqua, no? L'acquedotto arrivava a Castelletto, alimentava d'acqua la funicolare. Ecco, naturalmente, come finì la storia? Finì con un'alluvione, con un incendio. Cioè, se uno va a vedere la Gazzetta Piemontese, la Stampa e così via, si accorse che proprio nel novembre ci fu un evento di cui, diciamo, c'è scritto molto poco, perché comunque si portò via la funicolare, fece qualche danno all'esposizione e così via. Quindi anche l'esposizione del 92 ebbe i suoi effetti. Questo è il Pisani a Scagliano del 1890, negli stessi anni. Ecco, voi vi rendete conto dell'effetto di laminazione che doveva fare questo fiume all'epoca rispetto a quella che è la situazione attuale. No, si vede il cimitero sulla sinistra. Questo era il Allegavette, ossia dove attualmente c'è il ponte delle Carraie di cui abbiamo parlato prima. Questo è il Corso Galliera all'inizio del secolo. Ecco, cosa succede all'inizio del secolo nella Piana del Pisani? Succede che inizia l'urbanizzazione, perché il fenomeno vero e proprio di urbanizzazione inizia dal 1890 al 1910. Fra l'altro le case, tutti sanno, gli strutturisti che le case costruite in quell'epoca dal 1900-1910 hanno dei problemi strutturali, è più facile che non problemi strutturali. Allora, una collega che insegna letteratura inglese mi ha fatto presente che non è Mary Shelley l'unica grande donna ad aver visitato Genova e si è innamorata di Genova, ma anche un'altra grande donna come Edith Wharton. Edith Wharton è stata il primo premio Pulitzer donna, è stata tre volte candidata al Nobel, americana, che era molto innamorata dell'Italia, scrive un libro che si chiama Italian Villas and Their Gardens, no? E visitando Genova, di cui parla molto, ne parla per 20 pagine circa, racconta che nella valle tra San Francesco del Barro e Pisani si annida il tetro sobborgo di San Fruttuoso. Tradotto con tetro, ci abbiamo pensato molto alla traduzione, perché lei lo chiama dismo. Dismo vuol dire un po' lugubre, un po'... No, è difficile rendere alle volte il termine anglo-americano. Dove alla fine però trova una cosa meravigliosa che è la Villa Imperiale. No? Una cosa meravigliosa che è la Villa Imperiale. Questa è la Piana del Pisani, in cui nel libro racconto molto, molte più cose di quelle che posso raccontare in questo momento. La Piana del Pisani, questo è il circolo di Buffalo Bill, che si insediò nella Piana del Pisani nel 1906, fece i suoi spettacoli. La Piana del Pisani era il centro delle attività della città in quell'epoca.
era il centro d'attività della città, perché in qualche modo diciamo era lo spazio aperto dove per esempio per la prima volta cercarono di far volare un aeroplano nel 1908, insomma ci sono tutta una serie di storie molto interessanti e molto belle. Poi il sindaco dell'epoca, da Passano, di cui non ho la fotografia, non sono riuscito a trovare un'immagine, diede un incarico a una commissione in cui c'era un professore milanese che si chiamava Gaudenzio Fantoni per fare un progetto di copertura del fiume. Cominciò il progetto nel 1909, Gaudenzio Fantoni ingegnere, fu accademico delle scienze, sì, un fascistone come pochi, fu rettore del Politecnico, senatore della Regno d'Italia, proprio un fervente ammiratore del Duce. Lui fu un grande idraulico, fu veramente un grande idraulico, però questa è la sezione idraulica del 1909, a 96 metri. Allora lui disse, facendo una serie di calcoli estremamente ben fatti, molto ben fatti, e anche avanzatissimi per l'epoca, disse che bastava una sezione di 44 metri con tre canne e due sette. Perché? Perché disse, guardate che Pagani, che era un ubriacone, non capiva nulla, la piena del bisagno massima che ci può essere sono 450 metri cubi secondo, lo scrisse in questo meraviglioso libro. Però non lo coprivano, Ferreciano all'epoca, ma non col calcolo di Fantoni, ma col calcolo di un ingegnere genovese che si chiamava Garassini. Non coprivano il bisagno, ma perché? Perché ci fu la guerra, perché ci furono tre o quattro alluvioni in quel periodo, 1909, 1912, 1915. L'alluvione del 15 è famosa perché si è portata via mezza ferrovia tra Genova e Savona, no? Porta via il ponte su San Sobbia e così via. E queste qui sono immagini di quello che vedete, diciamo, all'inizio del secolo di quello che era il bisagno. Questa è semplicemente la foto che abbiamo messo nella copertina del video. Io vado un po' veloce perché sono in ritardo. Tutto andò avanti fino alla fine della guerra, poi a un certo punto, diciamo, in un'epoca di forte nazionalismo, si decise di fare un monumento, il monumento ai caduti, quello che vedete oggi, no? In piazza della cosiddetta della Vittoria, il monumento ai caduti. Perché è importante, la città con il disegno del monumento ai caduti? C'entra tantissimo, perché fu dato l'incarico ad Arturo Tarzi, scultore, e a Marcello Piacentini. Marcello Piacentini, grande architetto, fu considerato un po' l'architetto del fascismo, fece l'E42 a Roma, diciamo, fece quei meravigliosi palazzi che voi vedete all'Euro oggi, fece a Bergamo, a Brescia, fece tantissime cose, Piacentini, con un'architettura anche di un certo rilievo, di un certo pregio. Prima costruirono, diciamo, questo monumento, questo arco ai caduti, Piacentini, che lo vedete qua, insomma, è un tipo un po' particolare, e lui che si era vestito, insomma, no, come quando voi andate, che ne so, andate a Istanbul, vi vestono con fezze, vi fate la foto, uguale. E questa è la maquette, cioè il modello fisico della piazza, come la vedete oggi. Allora si decise di fare questa grande opera urbanistica, spinti anche qui da una persona, perché poi sono le persone che fanno le cose. Questa persona si chiamava Eugenio Boccardi, ingegnere, urbanista, fu tra i fondatori dell'Istituto Nazionale d'Urbanistica, commissario prefettizio, è quello che fece la grande Genova, no? Genova era divisa in San Pio d'Arena, non era Genova, Sesti Ponente non era Genova, mio padre è nato a Genova Cornigliano, c'era scritto sulla... No, non era nato a Genova, era nato a Cornigliano. Ecco, Eugenio Boccardi, che anche lui, diciamo, fascista, ma molto meno fervente di Fantoni, devo dire, come tipo di approccio, fu un grande urbanista e lanciò il primo piano urbanistico, quelli che adesso si chiamano pam, pim, pom, pam, no? Cioè, piano regolatore, chiamiamolo, no? E questo è il piano regolatore del 32, che dava già per scontato, se voi vedete, in questa zona, la copertura del bisagno. Ho già fatto la sciocchezza. Ecco, questa è la copertura del bisagno, cioè del 32, la copertura non ancora finita, perché la copertura iniziò
nel 28-29, iniziarono nel 28-29, gli ingegneri del comune, che non si fidavano troppo del Fantoni, perché dei professori universitari che è meglio non fidarsi mai, disse, ma facciamo un po' più largo, però fece una castroneria che è quella di fare quattro canne e tre setti invece di, perché voglio dire, in questo modo si riduce l'officio sita idraulica, perché il raggio idraulico non è un'opinione, insomma il concetto di raggio idraulico che tiene conto di tutto, diciamo, l'effetto di bordo, non è un'opinione, però in qualche modo allargarono le cose, perché? Perché erano spaventati. Naturalmente anche nel 27 ci fu un alluvione, ho scoperto grazie agli archivi del secolo XIX, che purtroppo non sono online, e ci fu un alluvione anche all'epoca. Questi sono i lavori di costruzione. Lavori di costruzione sorprendenti per oggi, no? Perché pensate che l'hanno fatta finire in 3 anni. No, cosa che voglio dire, oggi non è impensabile, no? Voi vedete quante maestranze furono impegnate, questi sono i lavori. Dopodiché nel 1934 fu fatto il piano particolareggiato della foce, no, il piano particolareggiato della foce è molto interessante perché in qualche modo prevedeva un quartiere con una struttura molto ordinata, molto ben fatta, e questo è il piano del 37. Il piano del 37 è andato avanti fino al 60 in questa città. Questa è la parte finale dove vedete lo sbocco a mare con i fasci di Tori, no? Questo è Gaslini, vabbè, di cui non parlo. Il Duce era venuto a Genova nel 26, non c'era mai più venuto a Genova, venne a Genova nel 38 per inaugurare la piazza, per inaugurare i lavori del disagio, ma soprattutto per fare un discorso di politica estera che è molto bello. Voi lo trovate ancora online, sia quando lo racconta il Duce, sia per esempio negli archivi della stampa. Fu un discorso molto interessante perché parla di fiumi, naturalmente parla del Tamigi per dire che gli inglesi, diciamo, non gli piacevano, parla della Sena per dire che i francesi non gli piacevano, non parla del Bisagno. Voi avete capito dove siamo, siamo in Piazza della Vittoria, quello è il posto dove il Duce fece questo discorso dicendo durante questi 12 anni l'Italia ha velocemente camminato e Genova del pari. C'è un discorso molto interessante, come vedete dai titoli della stampa sera di quel giorno, asse Roma Berlino, Inghilterra Mediterraneo, Francia e Spagna, Genova e l'autarchia, che erano i temi dell'epoca. Come vi dicevo, io ho dedicato per tutto un capitolo, adesso non abbiamo più molto tempo, a parlare della storia del disagio e anche della storia della resistenza che si è sviluppata nel disagio. Nel 1945 la prima cosa che fece il Comitato di Liberazione fu un comitato per fare il piano regolatore. Questo probabilmente molti se lo dimenticano. Ma come voi vedete dal secolo liberale, il secolo XIX, che lo chiamavano il secolo liberale, così come la stampa si chiamò la nuova stampa, no? Col dopoguerra, ci fu la solita alluvione. Cioè nel 1945, l'ottobre, la fine di ottobre, tra ottobre e novembre, c'è un anno più. Naturalmente andò in pressione la copertura, che è la ragione per cui, diciamo, l'alluvione è così pericolosa a Genova. Andò in la copertura. Poi, col dopoguerra ci furono una serie di alluvioni. Una serie di alluvioni, per esempio, quella del 53, questa qui è via 20 settembre, in alcune immagini dell'alluvione del 1953. Queste foto sono molto belle, della foto. Questa è via della Libertà alla Foce, vedete, alla Foce sapete c'erano ancora le barche, all'epoca è stato facile trovare una barca con cui muoversi. Questa invece è dalle parti di Molassana, dove si fa vedere che l'alluvione non è solo acqua, è anche tanta terra che si muove, tanto sedimento. Poi ci fu la grande alluvione del XX secolo, e io qua ricordo due cose che scrisse uno studioso che non ho mai conosciuto, che viene riportato da un geografo che si chiama Botta e che si chiamava Manzone, che in un convegno a Milano nell'aprile scrisse queste cose: in pessime condizioni si trova l'entroterra del Genovesano, gli ecosistemi della Val Misagna e della Val Polcevera e della semiconca appenninica in cui è localizzata la città di Genova sono stati completamente sconvolti dal disboscamento delle zone agricole montane dell'entroterra e da un'edilizia
ecosistema della zona appenninica ligure è da considerare oggi in grave stato di equilibrio strutturale, con elevatissime potenzialità di dissesti in caso, che non in caso, di precipitazioni violente o continuate nel tempo. Del resto è abbastanza comune in questa zona. Questo lo scrisse ad aprile, poi forse non si è mai più visto quel signore perché pensava che portasse olio, mi immagino, perché a ottobre ci fu la grande alluvione che, di cui io sono stato come tanti altri, penso di voi perché non tutti sono giovanissimi in questa sala, siete stati testimoni, questa è l'area che fu alluvionata all'epoca. Fabrizio De André scrisse una bellissima canzone insieme a Ivano Fossati che si chiama Dolce Nero, dedicata a questa alluvione. Io ne ho scritto una molto più brutta, questa è Genova Resiste. Ma volevo mettere in evidenza una cosa: questo è il sindaco di Genova, che si chiamava Augusto Petulla dell'epoca. Questo è quello che dichiarò subito dopo l'alluvione. Forse l'avremmo violentata, madre natura, forse, fai tu. Con l'inquinamento, i soldi, il consumismo, certo, vedere ciò che si è visto a Genova genera un senso di profondo disagio. E dici, va. Peccato che lo stesso sindaco, 2 anni prima, aveva chiesto al professor Marchi, che fu il nostro maestro a Genova, che fu un grande professore di idraulica, gli aveva chiesto la seguente cosa: che ne pensa, professore, se bisogna gli diamo un'altra copertura a monte? Ecco, allora, il professore disse, va, lasciamo perdere. Allora, vedete, alle volte, si dice una cosa, si dice un'altra, no? Come un pochino evidenziato. Però devo dire che subito dopo la rovina del 70 ho fatto una commissione, allora le cose erano più semplici, non c'era comunità montana, regione, comune, protezione civile, ministero dell'ambiente, ministero delle infrastrutture, cioè tutti ci mettono la lingua, poi alla fine diciamo i risultati sono quelli che ha presentato il professor Vendomi. Allora diciamo tutto dipendeva un po' solo dai lavori pubblici, ci fu una commissione che fece un lavoro meraviglioso in 6 mesi. In 5 mesi, pubblicato a stampa, no? Vedete questi video a stampa di quelli ancora composti con i piombi, no? Dove studiavano varie soluzioni che andavano dal canale scolmatore alla galleria cittadina, gli invasi di laminazione di cui si è persa traccia, demolizione e rifacimento della copertura, e fecero un piano molto chiaro che disse: guardate, la cosa migliore è un canale scolmatore in galleria sul collinare, cioè la soluzione che vedete sopra. In alternativa, se proprio non lo volete fare, si può rifare la copertura cercando di migliorare l'efficienza idraulica, magari con degli vasi in laminazione a monte, cioè facendolo. Ed era chiara la soluzione, era chiara. Peccato che solo 10 anni dopo, dopo la grande siccità degli anni 70, perché negli anni 70 invece correva la mancanza d'acqua, cioè, di cui parlo in questo libro, si decise di fare una cosa un po' diversa, no? Perché? Perché si pensava che si poteva recuperare il bisagno per farci passare alla metropolitana, per farci, insomma, no, per la solita ragione che i fiumi in Italia e in Liguria non vengono visti, che poveri, sono fiumi, no? No, vengono visti come delle aree di possibile occupazione da parte del mondo, per farci passare il tempo. Anche per nobili scopi, per scopi utili, senza rendersi conto che questo poi provoca un sacco di guai. E quindi si pensò addirittura di deviare il fiume col famoso canale deviatore. Canale deviatore con un progetto che fece Italstrade insieme ad Idroco, che fece la parte idrologica, che era una società di Genova di grande livello, devo dire, in cui si pensò di fare questo deviatore, ossia di deviare con 2 grandi gallerie il bisagno in Corso Italia e di utilizzare il fiume come canale urbano, che si irrigava anche lì di nuovo costruirci sopra, cosa che era una follia vista col senno di poi, no? Perché il fiume, quando supera il livello anche elevatissimo di quello che dice lo scolmatore, il deviatore, dove torna? Torna dove passava prima. È successo in tutto il mondo, è successo a Ivrea 2 volte, no? Tanto per dire, è successo tanto per dire, ad Arezzo, no? Tipicamente Arezzo fu anche lì combinato.
Però devo dire che questo progetto aveva anche alcuni aspetti che poi sono stati, come al solito, dimenticati e che mi interessavano poco, che era quello di costruire anche qualche serbatoio di monte, cosa che quando abbiamo fatto gli studi del piano di bacino abbiamo ripreso, cioè abbiamo detto guardate, fate dei briglioni a monte con una certa capacità di laminazione che in qualche modo alleggeriscono, non risolvono, ma alleggeriscono la situazione, in qualche modo mi danno una sistemazione del bacino di monte. E questo è il progettista strade che avevo recuperato grazie all'ingegnere Risso, che purtroppo non c'è più, che era il nostro compagno di scuola, mio e del professore Ballera, che aveva molto lavorato a questo progetto. Nel 92 ci fu l'alluvione del giorno di Milan Sampdoria, io l'ho vista di persona perché andavo nella partita insieme al professore Ballera. Stavamo andando a vedere la partita, ma avevamo, diciamo, una sensazione che poteva esserci qualcosa di interessante, di importante, purtroppo di drammatico, e ci fermammo sul posto, nel senso che non ci si poteva più muovere, e rimanemmo lì a vedere crollare l'ultimo arcato del ponte di Sant'Agata, perché questo qui è come lo vediamo oggi, questo qui è, diciamo, com'era all'inizio del secolo. Vedete che comunque delle famose 28 arcate già all'inizio del secolo erano molte, molte di meno. Poi ci fu la grande illusione di cui ha parlato il professor Mendolo, piani di bacino, aree inondabili. Devo dire, se non altro, gli ambiti normativi delle aree inondabili sono un punto fermo. Nel senso che finalmente questo paese dice, no guardate, proprio dove le alluvioni sono conclamate, per favore non ci costruite sopra. Devo anche dire che tutte le revisioni che vengono chieste a livello privato delle aree inondabili, vi devo dire, no, un privato può dire no, guarda che è sbagliata l'area inondabile, solo per il fatto di togliere quel vincolo. Non c'è mai nessuno che dice no, guarda che lì è inondabile, te lo sei dimenticato, capita rarissimamente. No. Quindi diciamo dobbiamo fare un mea culpa a tutti noi, no? Da questo punto di vista, perché quando l'alluvione non c'è e ce la dimentichiamo con una memoria che va, diciamo, a zero molto velocemente, e alla fine tutti noi diciamo no, io devo costruirmi il pollaio nuovo e devo, quindi ho bisogno di svincolare. Questo è il piano di bacino, io credo di avere forse esagerato con i tempi. Vi farò vedere soltanto l'ultima slide in cui voi vedete classificate nel corso del tempo in ascisse l'anno giugnano, vedete in ordinate le classi di eventi e in giallo vedete i valori delle portate di progetto. Vedete, sono sempre aumentati, tranne che in un caso perché c'è un ingegnere che dice no guardate che sono 1200. Naturalmente nessuno gli diede retta nel 1909, purtroppo aveva ragione. Le cause sono cambiamento di uso del suolo, che è stato drammatico dal 1805 al 2000, incanalamento dell'albero, che è stato incredibile, le coperture parlano da sé. E qui cominciamo, diciamo, la parte più recente. Spero che qualcuno di voi si leggerà il mio libro.